È tanto che in un video precedente vi ho mostrato come si fa il soffritto croccante o croccantizzato, adesso vi mostro l'impiego finale che feci quella volta del soffritto croccantizzato. Si può usare anche in tanti altri modi, eh? E questo è uno. Avete già pronta la padella? La pasta e qualcosa per la prova. Guardate, adesso dovrei dirlo io perché l'ho fatto io e insomma non bisognerebbero darsi. Però vi posso dare il nome della persona che l'ha assaggiato, gli è piaciuto perché l'ho fatto per una persona a cui tengo molto. Si chiama Mariangela. Così vi beccate pure un piccolo frammento della mia vita privata, che l'ha mangiato. Inizialmente l'aveva guardato un po' così, eh. Lei non mi ha detto niente per gentilezza, ma ho visto che la faccia non era del tutto convinta. Poi però l'ha mangiato e ha fatto bis, quindi poi lei è feroce, quando una roba non le piace non si fa proprio scrupolo di dirmelo. Va bene, vi lascio le immagini. Dunque, cominciamo con la preparazione del soffritto croccantizzato. Vi ho già fatto un video, lo potete vedere per avere tutta la preparazione completa. Adesso qui ho tirato su questa immagine solo per ricordarvi che si inizia così con questa ricetta. Vi faccio vedere la parte finale di quella preparazione, solo così per ricordarvi un po' come viene fatto il tutto. Vi ricordo che vi serve una padella di ferro, vi serve appunto il soffritto. Io di solito ce l'ho sempre pronto, per cui ne prendo un po', lo croccantizzo e poi proseguo con tutto il resto della preparazione. Ricordate che per croccantizzare il soffritto può servire anche un'ora, eh? Quindi io direi che in questi casi si lavora meglio con due padelle, così intanto che nella prima fate il lavoro di croccantizzazione del soffritto stesso, dall'altra parte potete già cominciare con i pomodorini. Certo, se l'operazione fosse più veloce potreste riutilizzare la stessa padella. E probabilmente sarebbe anche giusto per certi aspetti, perché comunque se c'è un minimo di mescolamento dei sapori ci sta, purché sia un minimo. Però ovvio, così vi tocca aspettare un sacco di tempo, per cui io suggerisco sicuramente di lavorare con due padelle, così intanto che il soffritto si croccantizza da una parte, io sto già preparando i pomodorini verranno pronti tra l'altro molto prima, beh, fa niente, anche se si raffreddano non importa. E poi quella sarà la padella in cui andrete a saltare la pasta. E per completare qui abbiamo i filetti di pomodoro, le noci, l'uva passa e il sale. Siamo a 5, quindi temperatura media. Se non ci fosse stata l'uva passa si poteva andare anche a 6 o 7, cioè temperatura un po' più alta. Purtroppo l'uva passa a quella temperatura si brucierebbe, per cui se voleste andare a temperatura un po' più alta dovreste separarla e farla separata. Portiamo a cottura i filettini. Ed è tutto pronto. Ed ecco qui il risultato. Non sono stato a farvi vedere la lessatura delle penne, che non mi sembrava il caso, ma non dovrebbero esserci problemi. Non ho spadellato, ma semplicemente girato in padella senza una vera e propria operazione di salto. E adesso, vabbè, prima di chiudere, qualche considerazione, intanto che così vi mostro la foto statica del piatto finito. Come vedete, il soffritto è solo poggiato sopra. Le penne, vabbè, sono una scelta di mia moglie, aveva le penne, abbiamo usato le penne. Io onestamente tenderei più per una preparazione di questo genere ad impiegare una pasta lunga, però insomma, anche le penne poi non erano in realtà male. Vorrei darvi alcune indicazioni. Allora, il pomodorino, se lo volete più vivo, più lucido, più rosso, non passatelo in padella di ferro come ho fatto io, ma ho utilizzato una padella in multistrato che lo lascerà più naturale. A me piaceva così, un po' tendente all'orientale, ho usato la padella di ferro per quello. Poi, se
Se volete che la pasta acquisisca un forte sapore del tutto, io non lo volevo, lasciate il pomodorino dentro un pochino del suo grasso, io ho utilizzato il burro chiarificato, aggiungete un filino d'acqua e poi la pasta spadellatela sul serio stavolta, almeno 2 minuti. Io non lo volevo per questa mia preparazione, quindi non ho fatto quest'ultima fase. Il pomodorino volevo che assieme a uvetta e noci si sentisse assieme alla pasta, ma non entrasse nella struttura della pasta, non volevo una salsa, per intenderci. E soprattutto volevo un distacco netto rispetto al soffritto croccantizzato. Ecco perché ho fatto tutte le preparazioni separate e poi le ho messe assieme in finale. Quindi, insomma, di spazio di intervento ne avete per personalizzare questa ricetta. Una volta che avete imparato le relative tecniche, poi divertitevi un po' a fare i cambiamenti che volete. Cosa volete che vi dica? In chiusura. Buona cucina, come al solito, divertitevi e naturalmente buona degustazione. Ciao!